Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio e oggi siamo nella recensione dell'episodio 124 di Dragon Ball Super. Ragazzi, questo episodio è andato abbastanza bene, anche se devo fare una critica veramente importante allo stesso, cioè le scene, ragazzi. Forse si stanno preparando ovviamente alla fine perché abbiamo visto che il 25 marzo ci sarà l'ultimo episodio di Dragon Ball Super. E poi probabilmente lo rivedremo verso dicembre o direttamente all'inizio dell'anno prossimo, dato che è stato vociferato che continuerà dopo il film sui Saiyan che uscirà proprio in Giappone a dicembre. Quindi non so, secondo me ovviamente Dragon Ball Super non finirà perché mi sembra veramente una cosa illogica da pensare perché ancora ci sono tanti interrogativi e in questi pochi episodi che ci mancano alla fine sicuramente non si riusciranno a capire proprio queste cose che ancora non sappiamo, come per esempio che cos'è il Daishinkan, oppure che potenza è il Daishinkan. Già con Zeno l'abbiamo capito un po', però sappiamo veramente poco su questo gran sacerdote che, diciamocela, papale papale, è un personaggio che a tutti ispira le cose più incredibili. Può essere cattivo, può essere buono, non si sa. Si sa solo che probabilmente è molto più forte di Zeno. E già questo fa frullare nella testa di noi appassionati qualcosa di veramente interessante. Ma già sono passati 2 minuti e questa recensione è comunque flash, quindi iniziamo. A livello proprio di storia, di continuazione della storia che è inesistente praticamente, come vi ho detto le scene vengono ripetute e le scene di combattimento che in questo episodio sono molto presenti sono ripetute, sono continuamente ripetute. Secondo me metà dell'episodio è formato da scene uguali di combattimento. Iniziano con il combattimento tra Jiren e Goku e Vegeta, dove praticamente non si fa niente, un po' continuano a combattere. Goku lancia la Kamehameha insieme ad un altro Final Flash di Vegeta. Però giustamente Jiren con una cosa tipo grandissima di fuoco o comunque della sua energia si riesce a liberare tranquillamente. Fate schifo, siete troppo deboli per me. Ragazzi, abbiamo capito che Jiren probabilmente non si sa come si riuscirà a superare. In verità lo sappiamo e sarà Goku Rosso. Dopodiché vediamo l'episodio che si incentra totalmente su Dispo. Come abbiamo visto dagli altri episodi, combatte contro Freezer che questa volta, dopo aver preso qualche pugno, qualche offesa da parte di Dispo che dice fai veramente schifo, lui si trasforma in Golden e gli riesce veramente a tener testa e ovviamente anche a superarlo. Però qui vediamo la scena che nello scorso episodio avevo detto Beerus arrabbiato, che veramente praticamente sono identici, in verità era Dispo che era arrabbiato, in verità ha attivato il suo potere che Belmont chiama tipo potere della super velocità, una cosa del genere, e quindi diventa veramente velocissimo e fortissimo. Freezer sta per essere buttato giù da proprio questo Dispo potenziato e veramente fortissimo, anche se nella sua forma Golden, e quindi Beerus lanciando un urlo a Gohan dice Gohan valla ad aiutare e Gohan lo aiuta. Tutte e due cercano una strategia per riuscire a combattere questo nemico che apparentemente è impossibile da buttare giù perché non lo puoi colpire né con colpi energetici né con i colpi normali perché giustamente è velocissimo. Praticamente Gohan deve riuscire a bloccare o a far star fermo per qualche secondo Dispo facendosi colpire, dopodiché Freezer incatenerà i due in una specie di cella con tanti raggi laser, in modo che se tu colpisci un raggio ti fai veramente tanto male. Quindi viene annullata la super velocità di Dispo, dato che è in un ambiente chiuso dove non si può muovere, e quindi qua iniziano a combattere con combattimenti sempre uguali, sempre veramente fatti copia e incolla. Fatto sta che alla fine, nel momento decisivo che Gohan stava per tirare l'ultimo pugno a Dispo, Freezer ha finito totalmente le energie per creare questa cella e Dispo riesce a schivare il colpo di Gohan e quindi dice adesso per voi è finita, ma in verità Gohan lo blocca. E ragazzi, quando uno blocca un altro vuol dire che si vuole sacrificare. E infatti Freezer non ci pensa 2 volte, gli lancia un raggio laser, una cosa fortissima, e li butta tutti e due. E butta anche Gohan. Ragazzi, non, io ci sono rimasto tipo così, va bene, ma veramente Gohan
Secondo me poteva fare molto, dato che questa parte del torneo è incentrata molto sul ricordo del combattimento contro Cell. Infatti, Vegeta che si arrabbia, Gon che se la cava. Comunque ci sono abbastanza riferimenti, quindi ho pensato subito, dato che Gon prendeva un potere inaspettato, magari adesso prende un potere ancora più inaspettato e sconfigge Jiren. Ma in verità è stato sconfitto dal semplice dispo, che non sono riusciti ancora una volta a riprendere Gon. I personaggi principali rimangono Goku e Vegeta e tutto ritorna alla normalità come nella saga di Black Goku. Come anticipazioni, c'è solamente da dire che Toppo praticamente diventa un dio della distruzione. Non lo so, questo ci dice il titolo, lui si arrabbia e diventa un signore della distruzione. Perché no? Ricordatevi di passare dalla nostra pagina Facebook, dal nostro canale e dal nostro blog. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!